Nella stessa comunità fisica, nella baia di Abukir in acque egiziane, il 1 agosto 1705 si fronteggiarono 13 vascelli inglesi comandati da Horatio Nelson e 13 trealberi francesi affiancati da 4 fregate comandate da Brueghel. Nelson, a capo dell'ammiraglia Vanguard, irruppe nella baia e sorprese le navi francesi alla fonda. Con 5 vascelli aggirò il lato sinistro dei francesi e le flotte si fronteggiarono fino a tarda notte. L'ammiraglia francese Lorient fu distrutta da un'esplosione. I francesi persero 11 vascelli e 2 fregate, 1.700 morti, 1.500 feriti e 3.000 prigionieri. L'ammiraglio Brueghel rimase ucciso. Ma il disastro di Abukir non impedì a Napoleone di impadronirsi del potere in Francia. Riuscì a dimostrare che la responsabilità della sconfitta era dei suoi ammiragli. Perché? Commento. Perché Napoleone, un anticristo che sotto il dominio del suo io aveva già distrutto tante vite, doveva completare il karma collettivo del popolo francese. E pensare che, per la legge di affinità, cui ubbidisce la legge di reincarnazione, i francesi, gli inglesi, gli svedesi, i norvegesi, gli islandesi, i finlandesi sono tutti incarnati nella stessa comunità fisica.